Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati nella mia serie dedicata al mondo delle zanzariere. Come vedete, oggi vi faccio vedere come si assembla, praticamente come si costruisce una zanzariera fissa. Questa è la zanzariera più economica, più semplice e anche la più veloce. Pensate che io per costruire questo telaietto ci ho messo meno di un quarto d'ora. Come vi dicevo, la più economica, i materiali sono tre, sono il telaio, gli angoli che servono per collegare il telaio, che poi vi faccio vedere più da vicino, e anche il telo. Il telo poi si collega tramite una gomma al telaio, una gomma che vi sconsiglio di utilizzare, poi vi spiegherò il perché. Io, come vedete, ho utilizzato del biadesivo. Niente, questa è anche la più semplice da prendere le misure, visto che, se vi ricordate, nel mio scorso video vi ho spiegato che le zanzariere bisogna prendere le misure praticamente in maniera perfetta, perché bisogna prendere le misure e poi togliere soltanto 2 o 3 mm. In questo caso invece non è così, si può anche scarsare di mezzo centimetro per lato o anche di più, visto che poi andrà appoggiata al telaio della finestra, quindi anche se è un po' scarsa sui lati non ci sono problemi. Niente, ora partiamo, vi faccio vedere come si costruisce. Tagliare il telaio è semplicissimo, visto che l'alluminio è un materiale metallico molto morbido, quindi potrete utilizzare anche un semplice seghetto, se non disponete di una troncatrice, come ho fatto io, che poi vedrete nel video. L'unica cosa da tenere in considerazione a proposito del taglio è il tappo. Come vedete, questi angoletti sono spessi 3 cm per 3 cm, quindi noi cosa dovremmo fare? Se prendiamo la misurazione da qua, quindi 50 cm nel mio caso, dovrò togliere lo spessore del tappo da una parte e dall'altra, quindi dovrò tagliare il traversino 44 cm. Dopo aver tagliato la barra siamo pronti per assemblare il telaio. Come vi dicevo, il telaio si assembla tramite questi angoli in plastica. Come vedete è semplicissimo. Come vedete il telaio è un po' ballerino, non preoccupatevi, perché quando inseriremo il telo sarà il telo che ci terrà fermo e bloccato il telaio. Comunque, se volete, potete anche inserire dei rivetti qui nell'angolo per tenerlo più stabile. Una volta assemblato il telaio e tagliato il telo, siamo pronti per il montaggio. Di regola, montare il telo è semplicissimo, basta utilizzare questa guarnizione che è fatta a forma di stella. Questa guarnizione ha una duplice funzione, quella di tenere fermo il telo al telaio e in più anche, come vedete, come vi dicevo, è forma di stella, quindi una volta che noi la schiacceremo verso l'esterno, questa cosa farà? Girerà e quindi ci terrà anche in tensione il telo, quindi il telo sarà perfetto. Noi però non utilizzeremo questa metodologia oggi perché questa guarnizione la vendono soltanto in matassa da 250 metri, quindi è molto dispendiosa e quindi vi sconsiglio di comprarla, soprattutto se dovete fare un telaio o due. Quindi cosa facciamo? Oggi fisseremo il telo con il biadesivo, che è una soluzione più economica, magari leggermente meno bella ed estetica, ma allo stesso tempo funzionale.
Anche quest'oggi siamo giunti al termine del video, spero che vi sia piaciuto. Questa volta vi ho fatto vedere come si assembla addirittura una zanzariera, non soltanto come si posa. E settimana prossima vi farò vedere un altro modello di zanzariera. Se vi interessa l'argomento, iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuto. Buona giornata.